Ciao a tutti! Spero che venga bene 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 l'immagine lì, perché è un pochino in su, no, va bene, forse va bene così. Sono questa ditta qua a Cardiff. È anche abbastanza grossa come azienda, però è di uno schifo qua che veramente fa impressione. Sto pregando tutti i santi che esistono in cielo, ma proprio tutti, tutti, tutti. Ora mi casca anche le pentole su Nini Hapo. Vaffanculo, eccoci. Guarda che roba, guarda le strade. C'è un'azienda grossa in questa maniera, ma nemmeno asfalto mettono qua queste strade di merda. Via. Beh, stavo dicendo, sto pregando per caricare dentro questo warehouse qui a destra, questo capannone. Perché se c'ho da caricare lì nel campo lì dietro, cioè sicuramente la merma mi arriverà ai ginocchi. Ma il lavoro. Accidenti alle corde che ha fatto sto posto. Penso di caricare le barre, quelle grosse. Rebars. Si carica quello. Accidenta la miseria. E poi vai lì all'ingresso, ti danno un foglio. Poi ti fermi da un'altra parte. C'è uno che fa un cosino sui foglio. Poi bisogna andare, fai giro qua nel capannone lì, questo qua, e fermarsi lì davanti, poi c'è, non so se riuscirete a vedere. C'è un gabbiottino qui e lì un altro ragazzo fa un altro tic nel foglio e poi lui ti dice: guarda, torna là dove tu era prima che tu vai a caricare di là. Praticamente bisogna fare tutti i giri intorno, altre buche come queste. Accidente. Ma nemmeno, guarda, mettesse una ghiaina qui. Bisogna fermarsi lì. Andiamo là a parlare con l'omino. Che culo! Ma che culo c'ho io! Maremma! Veramente! Questo è il culo nella vita! Sono le poche soddisfazioni che uno c'ha durante la giornata. Ah, beh, però ce ne abbiamo tante soddisfazioni. Però queste sono le migliori. Perché una pioggia così, e questo postaccio di merda come questo, cioè il ragazzo ti guarda e dici: guarda, ti faccio caricare qui dentro. E dite: no, non ci credo, dai, piango. Dici: sì, tu carichi qui dentro, però c'hai un camion davanti. E ho detto: guarda, posso avere anche 10, solo fatemi far caricare lì dentro, guarda, già è tanto. Guarda, anche le mie pentole lì, guarda. Ecco, cioè questo sta entrando. E poi dopo di lui ci sono io. Vediamo se sta a manovrare questo. Dai, zio. Dai, zio. Dai che ce la fai. Sei bravo. È un grande camionista, si vede? E l'entrata è qui, guarda. Dove sta entrando lui?
metto qui sulla cosa qua, aspetto lui. Una volta fatto, se va dentro faccio, farò i video, metterò la camera qua di capo e così. Parte con questa pioggia, ma però già il fatto di far caricare lì, lì dentro è tanta lana, eh? A dopo. Ecco là, il collega è uscito. Ora entriamo noi. E che c'è? Come hai tu slitti? Come hai tu stai slittando? Bellezza! Una pozzanghera d'acqua? Solo per quello? Landessino, cerca di fare una cosa per bene, perché ho preso per il culo quello di prima e poi tu prendi e tu fai la stessa merda. Eh no, eh. Che ha detto? Vedi? Per il culo piglieras e per il culo sarà spigliato. È la Bibbia del camionaro. C'è un palo lì in mezzo. Ammette sti pali lì. Poi non ci vedo una ceppa lì. Non ci vedo proprio nulla dentro. Avevo di zero. Non ci vedo niente là. Di là peggio ancora. Ma nulla, eh? Se nessuno ha gridato stop, vuol dire che sto andando bene. O se non si sente crack, vuol dire che non ho preso nulla. Vuol dire che si sta andando 100%. Questa qua, la grua loro qui è bella perché è fatta, non so se le immagini lì, non posso sbloccare questo, è fatta quella con le calamite, quindi a caricare qua è 2 secondi, perché pa, prendi 6, chiappa 6, occhio qui, di chiappa 6 in un botto solo, trum, 6, si mette in legno, 6, finito. Guarda bella, guarda. Guarda l'occhiappa lì, guarda, guarda forte. Guarda là. Non l'ho detto 6, ma non li prendi da 6. Ho esagerato un pochino. Ne prendi un po' meno. Se devo buttarlo un po' più in là, se ne è un po' più in là,
però solo il fatto di caricare qui dentro è già tanta roba. Si va bene qui, sicuramente questo per terra qua è già il mio. Ora vado a sentire, caricato, lo volevo legare qui ora, ma è appena uscito dai forni sti cose, cioè è caldissimo ancora. Cioè, non appena uscito, però è caldo, quindi se lo metto la cinghia sopra me la brucio. Ora lo tiro fuori qui sotto la pioggia un pochino, lo faccio raffreddare e poi dopo glielo leggo. Lo volevo legare qui dentro, a me non mi bagnavo, invece... Non si può. Aspetterò 10 minuti qua fuori, va sotto la pioggia, si raffredderà. L'importante è già caricato, quindi è lì dentro. Mi fermo qui da qualche parte, guarda. E aspetto un po'. Quanto c'è? 12 gradi, quindi per essere novembre va bene, 12 gradi, 12 gradi a novembre è buono, 14 giugno. Guarda loro manovrando i treni qua, i vagoni, non i treni. Sì, i treni, i vagoni, i treni. Figo. Guarda fuori. Ah, non c'è il macchinista. Lo controlla lui lì dalla... Lei così, no? Beh, provo ad andare lì a pesare perché... Non ho legato ancora perché è ancora troppo caldo. E... Boh. È già da un'ora che sono qua fermo. Non si raffredda sta roba. Tanto vado lì alla bilancia, peso e poi vediamo, magari metto un paio, vado più un pezzettino lì in avanti, così magari il movimento si raffredda, tanto è fissa lì, non si muove. Però fermo qua, ho visto che mi sta facendo molto poco. A volte ci tocca caricare in quella palude là, perché l'avevo detto, però il peggio non è qui, il peggio è laggiù in avanti, è di uno schifo veramente, fa impressione.
Questo qui cambia in movimento, con il vento, tutto quanto, si raffredda più veloce. Non vedo altri modi. E meno male piove e meno male fa freddo. Se c'era il sole rimanevo qui 10 ore. Poi mi fermo lì da una parte, intanto rimango qua, farò un video lì da dove è la consegna e ciao, bye! Guarda lei, mad! Mai alla miseria! Postaccio!